Non mettetevi troppo comodi, abbiamo solo 20 minuti. Da Israele agli Stati Uniti, la politica internazionale è fortemente condizionata dalle guerre, mentre sul tavolo di Europa, di Italia e Europa sono soprattutto a tenere banco i temi economici. Gli ospiti sono pronti, le facciamo le domande, sigla e iniziamo. Benvenuto Fabio Fortuna, economista. Quanto potrebbe incidere una questione economica nell'approccio degli italiani sulla guerra? Ma questo è stato un elemento di forte paura il 7 ottobre, quando la guerra è scoppiata, anche perché al Medio Oriente si associa un discorso di materie prime, di energia, soprattutto il petrolio. In realtà il petrolio, nonostante alcuni commentatori temevano che potesse avere un'impennata, ha un prezzo oggi al barile, il Brent, il barile europeo, è oggi intorno ai $74 ed è sceso notevolmente all'inizio della guerra. Questo perché? Perché oggi il primo produttore mondiale di petrolio è costituito dagli Stati Uniti, che attraverso un metodo di estrazione innovativa sono diventati quasi autosufficienti. L'Arabia, l'altro snodo importante, ha avuto interesse a tenerlo basso proprio per solidarietà con gli Stati Uniti. Quindi sul petrolio non abbiamo avuto ripercussioni. Noi italiani, sotto questo aspetto, contenti, non per la guerra ovviamente, ma ne abbiamo avuto benefici perché il prezzo della benzina l'abbiamo visto scendere e tornare a livelli che non vedevamo da tempo. Quindi le cose vanno meglio, il gas diciamo non ha avuto influenza, però anche il gas è intorno ai 35 è tornato, quindi hanno un valore accettabile. Hanno dovuto anche calmierare i prezzi però sul gas, se no... Beh, diciamo che c'è stata la speculazione forte nel mercato di Amsterdam e questo è il motivo, e poi in generale i mercati finanziari, che normalmente quando scoppia una guerra hanno un andamento molto negativo, questa volta hanno raggiunto i massimi. Questo cosa significa? C'è incertezza per la guerra, però gli effetti economici sono stati molto limitati rispetto a quanto si potesse prevedere. Ci può spiegare sinteticamente, in parole chiare, precise, che cos'è il MES e perché e finisce al centro dello scontro politico? Ma il MES è un meccanismo di assistenza finanziaria ai paesi europei e si basa su una sottoscrizione di un capitale iniziale di più di 700 miliardi. L'Italia ha versato 14 miliardi e ha un impegno a futuri versamenti, se fosse necessario, fino a 125 miliardi. Forse questo elemento impaurisce. Impaurisce poi l'elemento relativo al fatto che un paese che viene aiutato poi viene controllato molto su quello che fa. La famosa troica, no? L'abbiamo vissuto certo, al tempo della Grecia. E l'altro elemento di preoccupazione è che l'unica modifica sostanziale, perché per il resto non ci sono grandi novità, è stata quella di prevedere che al MES si possa attingere anche in caso di crisi bancarie. Questo è un elemento di novità che in assenza dell'Unione Bancaria Europea contrasta un po'. Io credo però... Anche sulla sanità? No, sulla sanità potremmo anche utilizzarlo, certamente, però io credo che sia più una contrapposizione politica interna e poi un discorso europeo. Ma ratificarlo poi non significa utilizzarlo e quindi io credo che alla ratifica, se l'Europa vuole veramente avere successo in futuro, ci si dovrà arrivare, rimasta soltanto l'Italia, c'è un gioco in Europa da parte dell'Italia di ottenere qualcosa a livello di patto di stabilità certo. E quindi vedremo se poi i fatti ci diranno se hanno avuto ragione a giocare su questo tema. Qual è l'immagine economica in questo momento dell'Italia in Europa e che peso abbiamo realmente? Ma il peso probabilmente è cresciuto, soprattutto dopo Brexit, noi abbiamo avuto più spazio e l'economia incredibilmente ci ha anche aiutato, perché la Germania in questa fase si aspetta un 2023 in recessione, l'ultima previsione del 29 novembre dell'OCSE ci dice che la Germania chiuderà il 2023 a meno 0,4 di PIL, quindi la Germania si è indebolita. In questa lotta per il patto di stabilità poi, noi abbiamo un alleato in più che prima non avevamo, la Francia, perché noi abbiamo un debito PIL 139,8%, ma la Francia 109%, la Spagna oltre il 100%, quindi tutti hanno interesse a spingere verso una reintroduzione modificata del vecchio patto di stabilità. Io credo che si arriverà a questo perché la Germania ha meno forza contrattuale e soprattutto il binomio Francia-Germania
in questa fase sembra in difficoltà. Grazie professore, buona serata.